Mentre la Procura della Repubblica di Sernia continua a indagare sui rifiuti sospetti interrati nell'area venafrana, il Molise continua a svolgere il poco edificante ruolo di pattomiera della Campania. Con una novità, ora non ci si preoccupa neanche più di scavare e nascondere tutto. I rifiuti vengono semplicemente abbandonati. Basta trovare un luogo relativamente isolato e il gioco è fatto. E quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Sesto Campano, in seguito a una serie di controlli contro lo smaltimento illecito e contro l'inquinamento ambientale, disposti da al comando provinciale dell'arma di Isernia. In località Carrera del Conte era stata creata una vera e propria discarica abusiva, dove venivano abbandonati flacconi contenenti solventi di laboratorio e altri materiali ritenuti altamente nocivi. Finora le indagini dei carabinieri hanno permesso di individuare e denunciare quattro persone. Sono tutti gestori di società operanti nel settore edile. Uno proviene da Fragola, altri due da Piedimonte Matese e un quarto da Venafro. Dovranno rispondere tutti di smaltimento illecito di rifiuti speciali. I militari dell'arma hanno sequestrato l'area e affidato i rifiuti a una ditta specializzata. Nel frattempo, come detto, proseguono le indagini sui rifiuti interrati nelle campagne tra Sesto Campano e Venafro. Il procuratore Paolo Albano ha parlato di inchiesta tutt'altro che conclusa e di nuovi siti da esplorare. Nelle prossime settimane, dunque, gli escavatori dovrebbero rimettersi nuovamente in moto.